più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, Rose and Crown. Prima di fare le due domande, insomma, sulla gara, le chiedo com'è ritrovare Lumezzane, visto che qui, insomma, è stato per stagioni importanti di questa società, insomma, negli anni forse d'oro, da giocatore, ecco, ha lasciato un bellissimo ricordo. Ma no, belle sensazioni, perché poi ho fatto 3 anni importanti, quindi mi sono trovato benissimo, solo che sono passati 22 anni, quindi sembra ieri. Però ecco, quando fai bene in un posto dove capisci che le persone ti vogliono bene, quando poi torni fa sempre piacere, quindi è stato bello, dai, è stato bello. Poi inerente poi alla partita ancora di più, quindi mi ricollego subito al calcio giocato. E bene, perché abbiamo dato una continuità alla vittoria con l'Arzignano, e quindi sta squadra sta crescendo piano piano, quindi è quello che ci siamo prefissati, con che col passare dei giorni, delle giornate, delle settimane, è normale, bisogna fare uno step in più con coraggio, e stasera i ragazzi secondo me hanno fatto un qualcosa in più rispetto all'Arzignano. Sì, ecco, appunto, entrando nel dettaglio, si è visto un Rimini secondo me molto molto ordinato, avete concesso pochissimi spazi e poi siete stati anche bravi comunque a sfruttare quell'opportunità, insomma, in ripartenza dopo che Lumezzane aveva perso palla in attacco, insomma una vittoria importante, un campo difficile, non avete ancora preso gol, immagino che per te ci siano già tante indicazioni positive, ecco. Sicuramente sì, perché poi più che altro è per i ragazzi, perché comunque la classica frase, no? Le vittorie aiutano a vincere, a lavorare meglio, avere più autostima, fiducia in se stessi, è un gioco dove richiede tanto spreco, lo fisico, mentale, e vedo che loro si applicano, perché ho sensazioni che si divertono pure a fare questo, perché quando si lavora spazi ristretti, una squadra compatta, che magari non fai corse a volte, quelle corse a vuoto, perché magari la squadra si allunga, vai a fare quasi il torello quando hanno il possesso gli avversari, e se non fai tutto questo e fai le cose come abbiamo fatto stasera, secondo me si divertono pure ogni tanto, anche quando bisogna soffrire, okay? Sembra un paradosso, però non la subisci. Sai che devi soffrire e lo fai con la compattezza di un gruppo che deve essere questo, ecco. Quindi è anche normale. Ci sono due cose che hanno impressionato particolarmente: la tenuta difensiva, perché non avete concesso veramente niente, siete stati solidi, compatti, chiusi, linee molto strette, molto, molto bene, contro giocatori importanti, comunque come Monachello, per esempio. E l'altra è il pressing portato bene, avete impedito a Lumezzane le uscite dal basso con Dalmazzi, con Scanzi, non gli avete mai permesso di abbassarsi, l'avevate preparata così, erano questi due? Allora, ti rispondo, abbiamo fatto un passo in più rispetto all'Arzignano, perché con l'Arzignano abbiamo avuto delle difficoltà a tratti, dove la squadra si spaccava in due tronconi, centrocampisti e attaccanti lavoravano in maniera forte, con intensità, e la linea difensiva con un po' di paura rimaneva quei 20 metri più bassa, quindi quasi ad aspettare sta palla lunga per proteggere le spalle, ok? E quella è qualcosa che bisogna toglierci, perché stasera ci siamo detti proprio questo, ma avendo la forza
di alzarsi 2-20 metri, quello spazio dentro a quelle due linee si va a chiudere, si va a restringere e quindi si lavora con più compattezza e hai più sicurezza che i centrocampisti ti fanno filtro. Quindi, e queste palle dentro fanno fatica a passare. In effetti, stasera l'hanno fatto molto bene perché tante volte abbiamo intercettato, abbiamo sporcato queste palle basse dove poi l'abbiamo riconquistata e poi siamo ripartiti, ecco. E per tratti abbiamo fatto anche, secondo me, delle buonissime cose in possesso palla, meno frenesia, quando la zona palla era chiusa, non abbiamo forzato le giocate, quindi abbiamo fatto sempre un giro palla in più per trovare l'imbucata giusta, quindi siamo cresciuti anche in questa partita e bisogna continuare, anche perché, ripeto, sprecando tante energie dobbiamo fare questo, se questa squadra si abbassa, come poi è successo all'ultimo, gli ultimi minuti dove magari ti mettono questi palloni alti oppure fanno cambi giochi sugli esterni, se ti abbassi al limite dell'area diventa più difficile. Quindi questa squadra deve avere sempre coraggio e andare a aggredire in avanti, ma non così a caso, ma con un criterio di squadra che vuole andare a difendersi attaccando in avanti e non indietreggiare verso la propria porta. Quindi questa è la mentalità che bisogna avere. Tanto complimenti, insomma, una vittoria comunque importante, poi segnare è sempre bello. Ecco, parto da qui, sei entrato e praticamente hai segnato subito, quindi insomma, immagino un ingresso perfetto per un calciatore, ecco. Sì, intanto buonasera, grazie. Sì, no, sono contento, dai, sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria perché abbiamo messo un tassellino importante all'inizio di stagione, adesso abbiamo il campionato e siamo contenti, dai, dobbiamo continuare su questa strada. E ecco appunto, due vittorie, col minimo scarto, senza subire gol, insomma un inizio molto efficace in Coppa. Tra l'altro l'anno scorso la squadra è arrivata comunque molto, molto avanti. Ti chiedo comunque quali sono, ecco, le prime impressioni di questo inizio di stagione a livello di creazione del gruppo, insomma di spirito di squadra, ecco come si sta, No, le come vi state sensazioni ambientando. sono buone perché il gruppo, siamo un bellissimo gruppo, un gruppo molto coeso che andiamo tutti nella stessa direzione. È chiaro che poi quando arriverà il campionato ci sarà da metterci ancora qualcosina in più, però stiamo facendo bene, dobbiamo andare avanti così. E ecco, un attacco con tanti giocatori forti, mi sembra, tante alternative, e immagino che sia anche stimolante poi trovarsi a dover battagliare, insomma, Sì, ecco, con i no, compagni. è sicuramente stimolante, ci vuole anche questo in una squadra, penso che la concorrenza sia fondamentale per dare tutti qualcosa in più e qua ce n'è in abbondanza, quindi avanti così, dai. No, E ecco, ti chiedo, insomma, obiettivo per il campionato, non ci cosa. sono obiettivi, pensiamo partita dopo partita e poi vediamo. Più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erbavita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Rose and Crown.